sono, diciamo così, le magagne della scuola Pizzidoni? Le magagne sono quelle, diciamo, strutturali di tutte le scuole, credo, italiane. Una manutenzione che spesso, non essendo corrente, poi determina dei problemi proprio un po' più Ma grossi, lei l'ha fatta la lista. gli impianti idraulici, i bagni cosiddetti, piuttosto che anche il rifacimento dell'imbiancatura di tutti i corridoi che avete visto non essere molto fresca e Lei mi nuova. parlava anche di infiltrazioni, insomma, Ci no? sono delle infiltrazioni d'acqua che dipendono appunto dalla pulizia dei pluviali. Sono quei problemi che con una manutenzione corrente adeguata probabilmente non sarebbero neanche delle È magagne. che non ci sono più soldi, il comune non ha più E che i soldi, comuni non diciamo. hanno più i soldi, E come infatti. facciamo? Altro che luoghi del cuore, verrebbe da dire, dottoressa Miraglio, no? E infatti queste magagne, viene da dire, ci sono purtroppo un po' ovunque, sono uniformemente distribuite, tanto che nella nostra carrellata stavamo dicendo che i luoghi sono a sud, al centro, al nord, infatti Lei ce n'ha pensate, proprio un altro da segnalarci? ve ne segnalo il primo più segnalato nel centro Italia, per esempio, che è una chiesa molto particolare, una chiesa barocca, Lucca, Lucca è famosa per il Medioevo, invece abbiamo appunto questa chiesa del 600, e è particolare perché si chiama, oltre ad essere molto bella architettonicamente e soprattutto una bella decorazione, si chiama Chiesa delle Sigaraie, perché pensatevi, di fronte c'è la manifattura tabacchi e quindi tutte le sigaraie che proprio confezionavano i toscani andavano poi a pregare nella chiesa di Santa E Caterina. invece questa chiesa bisogna essere. Ha bisogno di essere veramente rimessa a posto, è del comune, è chiusa da moltissimi anni e ha il tetto che è a rischio di crollo addirittura, pensate. Ecco, però voi che fate questa operazione luoghi del cuore, no? Dicevamo prima c'è bisogno di fondi, no? Ci Ma il vogliono comune non ha più fondi. soldi, quindi a chi vi rivolgete? Ci rivolgiamo a tutti, ai cittadini, per non tanto perché donino loro, ma ben vengano anche le donazioni, ma alle istituzioni, non solo ai comuni, ci sono le province, ci sono le regioni, quindi i soldi per i beni culturali, anche per i beni ambientali in Italia si devono trovare in qualche modo, vorrei dire. Se 500.000 italiani, un grandissimo esercito, sta a fianco del FAI, segnalando dei luoghi che non vogliono vedere sparire, qualcosa bisogna pur fare. Senta, vogliamo fare un viaggio oggi, non soltanto dei beni così culturali, ma anche del proiettarci verso il futuro, ma soprattutto su come costruire per un futuro sostenibile. A Bolzano c'è una mostra importante che si chiama Casa Clima. Claudia Postolo è andata un po' a vedere che cosa succede. Prego.